me le guardo in casa mia, perché loro mi hanno scritto una lettera, io gli ho scritto un'altra, però la stampa non ne sa niente. Poi io sono abituato a tracciare gli adempimenti in casa nostra o in casa con la mia maggioranza. Questo non vuol dire che poi gli altri consiglieri comunali non debbano essere tutti, ma io sono abituato a fare la politica in questo modo. Io la penso che non si doveva neanche aspettare di venire oggi qua, giorno 9. Se uno non si sente riconosciuto in una maggioranza, si incomincia a contarsi, arriva a 13, c'è la segretaria comunale anche domani, e ognuno riprende la sua normale attività nella vita sociale o pubblica, che ognuno di noi nella società civile svolge un ruolo. Questo non è una polemica, io non arrivavo al giorno 9 o al giorno di oggi, sa, questi annunci sui giornali del posto l'avrei fatto, però mi sento di rispondere a varie inesattezze, perché poi mi dispiace che queste inesattezze vengono fatte da persone che fanno politica da tanti anni. Quando si parla di gratuità della sosta per disabili, io le faccio un esempio: io sono una società, partecipo a un bando dove ci sono 400 stalli e vinco quel bando, dove in quel bando non c'è specificata la sosta gratuita per i disabili. Allora io vi potrei far girare anche un pochino i comuni limitrofi, quindi ho vinto una gara, perché a Marano forse non tutti lo sanno, ci sono più di 1000 posti invalidi. Se quei posti invalidi al di fuori con quel tesserino, al di fuori della commessa, ma non me ne vogliono le commesse, che se lo fa prestare dal cugino, perché è difficile riuscire a controllare poi chi sale in macchina, chi non sale, voi lo sapete, verso ora di pranzo c'è lo stanco, quindi loro quando chiudono i negozi se lo fanno prestare, si mettono in macchina. Io ho avuto il grande beneficio e il grande sogno su Piamerolla, che non si era mai visto, che i giorni del Santo Natale riuscivo a trovare spazio nelle strisce blu. In qualche altro comune e qua limitrofe nei paraggi c'è soltanto tanta doppia fila e non si riesce proprio a parcheggiare. Allora io faccio anche gli interessi dell'impresa che ha partecipato a un bando pubblico dove c'è un ricorso da parte della seconda, che improvvisamente si trova una mancanza di introiti, io dico, ma secondo delle stime mie modeste superiore al 50%. Quindi allora, per poter fare un adempimento di questo genere vuol dire andare a cambiare un bando, vuol dire permettere a una società, per poter fare questo, tu dici, sulla bilancia non lo sappiamo se con i legali è possibile fare tale adempimento, perché tu vai a cambiare un bando dove hanno partecipato altre persone, devi ampliare per poter dare la possibilità ad altri di poter parcheggiare. Poi ho sentito da parte della consigliera Garofalo, perché la chiusura della tratta facemmo autorizzare in bus dalla provincia per arrivare fino a Piscinola. Poi ho sentito anche il consigliere Garandenti per quanto riguarda il gruppo Agorà. Il gruppo Agorà era formato da 3 consiglieri, lei autonomamente se n'è andato in opposizione. Io, da come la penso io la politica, consigliere Garandenti, poi si vedrà con gli anni, col passare del tempo, che cos'è la politica. Il vero voto quando uno fa politica non è il voto al consigliere comunale, è a quel sindaco, è a quell'idea di città e a quel programma. Nel momento in cui uno non si trova con quel sindaco, non è che va all'opposizione, se ne va a casa e fa spazio agli altri, perché ha sbagliato proprio il contatto proprio con l'elettore quando andava a casa. Il voto più importante è quello per il sindaco, non per il consigliere. Ma queste sono delle regole che lei si può anche informare da coloro che fanno politica. Poi, quando in una giunta, in qualcosa sbaglia qualcuno, posso sbagliare io, posso sbagliare l'Artello, posso sbagliare l'Inix, ma i vari, ecco qua, Perna, Perrotta, possiamo, ma nella giunta si fa squadra, quando andiamo bene tutti quanti, quando si va male tutti quanti. Poi volevo dire, a proposito dei fondi della protezione civile, questa pure è un'altra bella cosa, noi giustamente, il Comune ha avuto sempre, per l'amor di Dio, è una canzone che non la vorrei ripetere, no? Ho avuto sempre un bilancio floridissimo. Io mi ricordo già nella mia prima esperienza quando stavo con Mario Cavallo nel 2011, anche per rattoppare una buca non c'erano mai soldi, ma perché lo sappiamo meglio, lo sappiamo tutti. Se noi presenti ci alziamo da qua e vogliamo mangiare dall'Aragosta al ristorante senza soldi, tu non la mangi. Poi faccio sempre un esempio,
se è un cittadino che sta in difficoltà, che arrivano 5 bollette, 5 utenze, no? Che le porto un esempio, energia elettrica, il telefono, il gas, poi gli arrivano giustamente i tributi comunali, quale l'acqua e la spazzatura, e lui che non ce la fa sicuramente mette in titolo al comune, però poi ci lamentiamo del fango. Beh, se tu non paghi, come li hai i servizi? Tante volte dico Monte Carlo, ma Monte Carlo o qualche altro comune funziona, perché giustamente c'è il cittadino che paga le tasse, tu pagando le tasse puoi avere i servizi, ma se non paghi, ma che servizi vuoi fare? Andiamo tutti quanti al ristorante, poi ci alziamo e non paghiamo e vogliamo mangiare pure. Per quanto riguarda la protezione civile, poiché il bilancio, giustamente loro ci avevano fatto una richiesta di 19.500 euro, poiché noi dobbiamo tagliare purtroppo, perché non ci sono i fondi, non è che tagliamo perché ci sono antipatici, o tagliamo perché la pianta è in ottima salute, fa tanti frutti, noi la tagliamo i rami perché è inutile che fa quei frutti, non servono a niente, e noi giustamente tagliamo perché bisogna tagliare.